Ciao 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 a tutti ragazzuoli, sono Pietro Coro il Tanque e questo nuovissimo video che faccio guarda Alan, saluta. Oggi sono al Games Week, abbiamo iniziato a fare un giro per la fiera. Siamo un po' incazzati sinceramente perché al posto di un euro che c'era l'anno scorso, quest'anno c'è GameStop. Il problema è che siamo entrati a GameStop per comprare ad esempio FIFA o altri giochi che ci potevano interessare e indovinate un po', costano uguali, alcuni addirittura di più che nei normalissimi GameStop che in Amazon. Voglio dire, raga, FIFA 70 euro qua al Games Week, che l'anno scorso costava 40 euro appena uscito, vi sembra normale? Perciò me lo comprerò sempre in questi giorni, però non lì. In ogni modo, adesso stiamo facendo un giro, guardate la fiera, che quest'anno non si trova vicino a Milano Domodossola, ma si trova a Rofiera. Ciao man. Quindi vi farò vedere le cose più belle della giornata e ci vediamo dopo. Ma vai. Stiamo giocando a Gran Turismo, quello nuovo che non è ancora uscito. Digli quanto sei arrivato? Ultimo, ma è scomodissimo. Sì, sembra trovare scuse. Ecco. Ah, il gioco è indubbiamente bello, qua non c'è neanche tanta coda per poter giocare. Io sono arrivato chiaramente primo, però c'è da dire che ci avevo già giocato l'anno scorso, quindi è stato abbastanza semplice. Ci vediamo al prossimo stand. Stiamo giocando a Sapere e Potere. Si gioca tipo dimmi chi sei col telefono. Adesso vediamo un po' com'è. Sta aprendo. Sapere e Potere. Schiaccerei su gioca, ma mi sa che devo aspettare quello che mi dice la tipa. In ogni modo si gioca in quattro e vediamo. Io mi domandavo con chi stesse parlando. Bella. Ha detto che poi mi regala il telefono se vinco. Sì, tutti e quattro glieli regalo. Sì, testuali parole. Stiamo facendo partire il tutto. La mettiamo Igor, El, Dan. No, dai, non ci sta, non ci sta. Mettiamo Petru. Scegli un profilo, quale scegliamo? Quello con la testa gigante. Io lo scatterei il selfie se me lo facesse scattare. Beh, no, infatti. Non me lo fa scattare. Ah, non sappiamo che gioco è. Non ve l'avevo detto. È uscito da solo. È colpa sua. È uno stronzo. Insomma, non posso giocare. È una vergogna. È colpa di Yaku. C'è un cosplay dietro. Dimmi, sei intervistato? Ho capito, ottima intervista. Economia sudamericana. In ogni modo ragazzi, il gioco insomma è questo, sono dei quiz a cui devi rispondere con il tuo personaggio. C'è il signore dietro. Guarda. Salve bel signore. In ogni modo ci vediamo al prossimo stand, dai. Eccoci allo stand dei Lego. Mentre gli altri stanno giocando allo stand delle Micro Machine, io faccio qualcosa di interessante con i Lego. Vediamo se riesco a riprendere le mie creazioni. Facciamo qualcosa di artistico. Oh via. Che cosa sarà, Manu? Secondo me può darsi che tu farai una riproduzione della Gioconda con i Lego. Sì, anche secondo me farò la riproduzione della Gioconda con i Lego. Lo faccio e poi ce ne andiamo. E lo lasciamo lì così. Ovvio. No, ok. Spazio in mezzo. Ok. No, è meglio senza. Sì, ragazzi. Vabbè, no, sennò allunga un po' di più il prepuzio. Quante no, ne allora, sai? Solo le palle piccole ci sta. Adesso mi astratto. Basta. È bellissimo. Noi scapperemo così. È il momento di andare. Abbiamo fatto la creazione e ce ne andiamo. Abbiamo fatto la creazione e siamo pure stati sgridati dalla tipa che poi gli ha detto non niente di fatto. È un pene nero. Questo è lo stand delle Micro Machine. Qua la perdiamo male. Ci vediamo al prossimo. La tipa non riesce a togliere il cazzo. No. Bello. No. Sto malissimo. Quello è già. C'è ancora un residuo della mia creazione. La tipa non è riuscita a toglierlo. Che spettacolo, raga. Lui era un bel gente boss. Tanta roba. Alan, ti piace? Yeah.
so, 3-3-2 non lo so. Vabbè, cominciare! Hai seguito... Vogliamo sentire il vostro delirio, adesso! Al mio 3, nullo! Nella PC Arena, 1, 2, 3! Iniziamo da Vortex! Viste! Che è il vostro calore per questi ragazzi. Il capitano del Grand Fortress 605, Predax! Lo sono il Grand Fortress 605, secondo team semifinalista, i Dragons Power Chain! Iniziamo da T-Box! Notte Kebab! E per finire, Perry! Spero di andare da T-Box di fuori, quindi entrerà adesso in mano soltanto in Diga Venus per andare in fondo, sto provando a rompere questa ILE, 33-25, i Giant passano in vantaggio, dopo essersi aggiudicati questa prima rotation. Andiamo a Viso, che riesce ancora a tenere la ILE, T-Box per la rampa di Imbaro, ancora... Siamo qua allo stand dei Milza, guarda che ce l'ha. Vediamo se riesco a filmare su di lei. C'è la Sabri Gamer. E lì tra i suoi fan. Siamo allo stand di PES, dell'Inteso San Paolo. E ci siamo iscritti al torneo delle tre per giocare le partite di PES, solo che io gioco da anni a FIFA, no? E quindi non conosco PES minimamente, perciò vedremo come va, intanto magari faccio fare il video a uno dei miei amici che non giocano e vedo cosa ne esce. Stiamo praticamente seguendo Maurizio Merluzzo. Eccolo. È brutto da fare, però ehi, è Maurizio Merluzzo. Sì, adesso si gira GP. È lui, è Maurizio Merluzzo, quello di Cotte Frullato. Allora ragazzi, torneo di PES, io contro mio fratello, che cosa disagiamo? Perderò perché io a PES non ci so giocare. Riprende subito Ibrahimovic, non è Ibrahimovic. Odio PES. Adriano e Codino. Attenzione! Che bel gol! Bellissimo gol! Quindi vanno con lui. Ti prego, il muore chiaramente può iniziare, deve soltanto poi comunicare il risultato finale ad uno. E c'è di nuovo il vantaggio, grazie a Ibrahimovic. E c'è il gol! E finisce 2-2, sì, va a rigori anche da questa parte. Piccola pausa pubblicitaria, riprendi la loro partita. Parole, quinto rigore, la Lazio! Trap! E la parata del portiere tedesco! Se segna Rabiot, vince il Paris Saint Germain e vince anche questo ragazzo. Se non vince niente, però per me è tutto. Attenzione, Rabiot, gol del sinistro. Attenzione! Attenzione, siamo nei minuti fondamentali del primo tempo supplementare, ancora 2-2 per le due squadre. E finisce verosimilmente qui la partita, si va ai calci di rigore tra Manchester United e Monaco. La sfida tra fratelli che non vuole finire, vuole terminare qui e vuole terminare con il massimo delle emozioni. Click, stavolta per chiuderla davvero il Monaco. Click! Vince il Monaco! Dopo 10 rigori! Vince il fratello Bello! Eccolo! Fratello Bello! Ci vediamo dopo! A dopo! Allora ragazzi, adesso tra poco giocherò la seconda partita. Non la riprenderò perché il mio povero cameraman ha male al braccio, giustamente. Perciò vi dirò poi il risultato e nel caso, se vinco, vedete magari la partita dopo ancora. Manu, diciamo chi ha vinto la seconda partita? Ma direi che
e quest'uomo è il vincitore. Oh, è la seconda partita. Vedi, tutti i suoi questi applausi meritatissimi, queste grida di gioia. La seconda partita l'ho vinta io, 1-0 ai tempi supplementari, e si va per la terza. A dopo. Allora ragazzi, è stata una disfatta. La terza partita l'ho persa 2-0 giocando bene e poi sono stato ripescato. Ah, però una cosa da dire della partita che ho perso 2-0. All'inizio i tasti non mi funzionavano, ho subito un gol con tipo i miei giocatori che erano fermi. E questo non vale. E poi la seconda partita, perché mi hanno ripescato, non so perché, l'ho persa 5-2 malamente, mi hanno sbagliato di tutto. Però effettivamente lui ha sfruttato le sue occasioni, è giusto così. Adesso stiamo tornando a GameStop, così vi faccio vedere i prezzi birboni. E quindi ci vediamo là! Ed eccoci qua, siamo a GameStop. Cioè, voglio dire, prezzo PS4, 70 euro. Non mi sembra normale. Questo è comunque il padiglione GameStop. Morale della favola, costano esattamente come fuori da qui. E allora che senso ha esaltare tanto la fiera dove acquisti tutto? Cioè GameStop semplicemente ha voluto portare qua il suo negozio. Il Call of Duty nuovo, 50 euro. 50 euro lo trovi da tutte le parti, sinceramente. Perciò ecco a voi ragazzi. Qua ci sono un po' di prezzi, ma quello che conta principalmente è questo qua, che costa, cioè su Amazon lo trovate così, FIFA lo trovate a meno su Amazon oggettivamente, quindi è un po' una presa per il culo, ecco. Comunque la fiera è davvero bella, l'unica pecca è questa, perché io ero venuto qua principalmente per comprare FIFA 18 a meno. Sì, diciamo che essendo Games Week ci pensavamo ci fosse tipo un'offerta speciale dove ti facevamo pagare, non dico di meno, però comunque una qualche offerta riguardante GameStop. Invece è come se tu vada al GameStop del tuo paese e prenda le stesse cose e gli stessi prezzi. Esatto. Non c'è nessuna agevolazione in pratica. Come ad esempio questi bellissimi joystick, che con 60 euro che offerta è. Oh, c'è la PlayStation 4. L'anno scorso io qua al Games Week l'ho comprata a 200 euro. Qua costa 229 o 220 un anno dopo. Non è normale. Però vabbè ragazzi, va così. Ci vediamo dopo. Tra l'altro, io che sono un PC gamer, non c'è neanche un gioco per PC. Tutti Xbox PS4. Non hanno proprio capito un cazzo questo. No, veramente, non so fare gli affari. Mi dispiace che mi stop, ti voglio tanto bene. Senza uscire. Come la cosa? Yeah, era digitale. Dopo non si può installare. Voglio guardare Games with Live. Quando ti ho bloccato, era la lettera dell'avvocato. Ti ho tolto il like. Installava. Grazie mille, grazie. Siamo beccati Ligue e Marrakesh, così. L'abbiamo presa in giro, che dici, Mano? Sono delle cattive persone, veramente delle persone orribili. Delle persone orribili. Come i cavalli, ricordate che i cavalli sono delle persone orribili. E poi tra l'altro abbiamo incontrato un'altra persona che faceva gli abbracci come quella e ci fa, volete un abbraccio? Noi abbiamo detto no, abbiamo preso in giro un'amica come te. E lei fa, avevo le frasi pronte per queste situazioni. Ce l'ha detta una ed era cattivissima, tipo, cos'è che se non mi abbracci non troverai una vagina. Un'altra vagina come questa, non è il cielo. E io l'ho abbracciata perché un'altra vagina sinceramente vorrei trovare. Cioè, anche perché. Poi, cioè, era proprio una frase cattiva, più cattiva del nostro scherzo. Esatto. Perciò vabbè, dai ragazzi, ci stiamo divertendo. A parte per GameStop. A dopo. Dopo aver passato due volte il nostro tempo allo stand COD, com'è andato COD? Guarda, a me COD ha fatto sempre cagare al cazzo, però devo dire che è carino, anche perché siccome che il tema della seconda guerra mondiale è stato trattato parecchie volte, hanno riusciti a prenderlo bene. Esatto, è vero. Adesso siamo qua allo stand delle Wacos. Come ma siamo è andato fusi? Un po'? Sì, sì. Ciao. Ma domani, ci siete domani? No, siamo venuti tre volte, non funzionava. Ciao, grazie lo stesso. Ciao. E adesso andiamo allo stand dei Mates, dove i Mates non ci saranno, non ci sono stati tutto il giorno. Io sono deluso,
perché volevo vedere Surreal Power. Questo era lo stand dei Mates, ma magari sono anche venuti, è solo che noi non li abbiamo visti, anche perché là c'era lo stand proprio lì dove ho giocato a PES, quindi era proprio qua, e per un sacco di tempo sono venuto a vedere e non c'erano, niente da fare. Adesso stiamo andando via perché ormai sono le 7, perciò ragazzi il video si conclude qua, vi ringrazio tanto per la visione, vi invito a cliccare mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivervi al canale se ancora non avete fatto, lo faccio vicino al bagno. Auguro una buona continuazione a tutti e ciao ciao belli, ciao ciao.